Le situazioni di difficoltà e di disagio riguardano tutto il paese. Innanzitutto si propongono le vaccinazioni in questi punti. Nel caso in cui non siano disponibili le persone a raggiungere questo punto, vuol dire che si deve scalare l'agenda e bisogna aspettare del tempo. Questo tempo non è determinato soltanto dall'organizzazione delle aziende sanitarie, è determinato da un flusso limitato di dosi disponibili. Poi, rispetto al quadro della difficoltà, io registro che però in 3 giorni dei 93.000 over 80 che ne hanno la titolarità, 54.000 sono riusciti a prenotarsi. Quindi mi pare una manovra estremamente importante. Quindi noi non siamo al 50%, ma siamo ben oltre. Poi tutto questo ha a che fare con un piano nazionale di quel governo precedente che è diventato il governo di quasi tutti. Ci sono delle disposizioni ministeriali molto precise che vengono osservate e per quanto riguarda gli over 80, la somministrazione del vaccino all'interno degli studi dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta non sono voluti addirittura dai medici, perché la catena e la possibile diffusione del contagio è determinata da limitati spazi. Gli stessi medici di medicina generale non condividono. La regione non ha definito le categorie con le quali iniziare questo tipo di lavoro. La regione applica un piano approvato con decreto del Ministro della Salute. All'interno di questo piano, gli over 80 sono considerati la categoria prioritaria. Soltanto l'altra famiglia, così definita per i servizi essenziali, che sta iniziando la vaccinazione, riguarda il tema delle scuole, delle forze dell'ordine, delle forze armate. È una anticipazione determinata dalla terza categoria di vaccino che abbiamo a disposizione, che parla della possibilità di somministrare quel vaccino agli under 55. Quindi la priorità definita dal piano del Ministero della Salute dice che noi dobbiamo intervenire negli over 80. Poi genericamente parla di un'area della vulnerabilità, all'interno della quale c'è la vicenda, a mio parere, inaccettabile. Però queste sono le regole che non stabilisco io, non stabiliscono le regioni, dove la disabilità interviene successivamente dentro quell'area della vulnerabilità, a meno che questa non sia presente in condizioni di disabilità dentro le strutture residenziali delle case di riposo che hanno fatto parte addirittura della fase precedente.